Ciao a tutti ragazzi, sono Keto, benvenuti nel canale. Ragazzi, sono passati un po' di giorni, voi no, a me sì, sono riuscito a trovare una nuova ascia con i minerali, perché nella tundra ho picconato come il matto, ho trovato tante sferrature più, quindi mi sono potenziato anche l'armatura del Barrot. Adesso abbiamo una difesa di 106 e singolarmente di 21, la difesa prima era 17-18. Ho fatto alcuni pezzi dell'armatura della rata, però visto che siamo pieni di soldi, ho preferito potenziare tutta l'armatura del barro e farmi questa nuova ascia, questa qui, che si chiama Bordo Grezzo. Ah, l'ampolla drago, quindi gli attacchi in modalità spada hanno l'elemento drago. Sono un po' raffreddato. Però io vorrei andare con l'ascia d'assalto del barro, perché ha l'attacco un po' di più, 810, anche se ha l'affinità del meno 20%, quindi è 750, 740, bordo grezzo è 702, poi ha un'acutezza verde minore, quindi andiamo con quella del barro, ragazzi. Quindi vi consiglio, come arma, anche per finire il gioco, l'armatura del barro. Siamo pronti, vediamo un po' di oggetti, come siamo messi. Siamo messi bene, ci buttiamo anche le trappole, dai ragazzi, tanto col mercante è venuto un altro paio di volte. Non lo cattureremo, perché lo dobbiamo uccidere, mi sa, stavolta. Ho messo anche la piantina qui, ragazzi, ed è arrivato il momento di abbattere per la prima volta il Lagiacrus. Ragazzi, non sapete quante volte ho picconato per le sfere, madonna mia. Mangiamo carne e carne. Poi ho visto che l'armatura della Ratian è debole al tuono, quindi contro il Lagiacrus, oggi ragazzi non so parlare, il naso tappato, prendiamo molto più danni. Invece questa qui, come vi ripeto sempre, resiste al tuono di 15. Se c'è una cosa che distingue il Gran Giaghi è il collare. Ho sentito che in giorni particolarmente ventosi il collare si rovescia e li finisce sul muso. Che imbarazzo! Perché non sfoglia la lista delle missioni? Ragazzi, anche 4 stelle abbiamo finito. Adesso l'urgente 5 stelle, non so se andare avanti, abbatti il Lagiacrus velocissimo, capo del villaggio, ben fatto contro il Lagiacrus, hai visto la sua potenza, ora avrai l'onore di chiudere i conti con un assalto finale, sono quasi invidioso, vai e riempimi di orgoglio. Ragazzi, siamo pronti, siamo carichi, l'armatura del Lagiacrus è quella che faccio sempre per finire anche il gioco, quindi le armature principali che uso sempre sono quelle del Barrot e quelle dell'Lagiacrus con varie armi. È ora di affrontare l'orrendo mostro che tormenta il nostro villaggio, il Lagiacrus. So che emozione, siamo tutti con te, non dimenticarlo. Tutti nel villaggio ti considerano parte della famiglia, crediamo in te. Sconfiggi il Lagiacrus e torna da noi. Va bene, detto fatto. Mi sa che moriremo un paio di volte. Andiamo, e adesso nell'acqua, l'ossigeno non serve. Vai con le razioni, ragazzi. Facciamo insieme la ciacia. E nel numero 10 si intravede, dietro di me c'è anche il gatto sulla sedia, se potete vedere. Stanno giocando i miei gattini. Eccoci qua, arriviamo. Ma la pittura non serve tanto, tanto sarà sempre nella zona acquatica. Quindi 10, 11, 12 o ogni tanto nel 5. Filmatino, ragazzi. Cerchiamo di registrarlo stavolta nell'enciclopedia. Guardate quanto è bello. Nell'acqua è difficile, eh? Ecco come provoca i terremoti Lagiacrus. Uno sguardo minaccioso. Dai, 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 dai. L'armatura dell'Lagiacrus è un po' un casino a farla. Perché direte voi? Perché c'è un drop, la piastra, che è l'1%. Per fortuna mi sa che solo uno serviva di piastra, eh?
E l'altra parte de del corpo che è difficile da prendere sono le corna, e bisogna ogni volta spezzargli la testa per un corno. E mi ricordo che le armature ne servivano di più, come due, tre. Poi se facciamo anche l'arma non finiamo più. Ci mettiamo le... Pronto soccorso? Vai, siamo pronti. Ragazzi, uso anche questa spada cangiante perché ha l'opportunità di paralizzare l'Agyekut, anche se è molto difficile perché lui ha attacco elettrico. Adesso non sta molto arrabbiato. Quando è stanco, ragazzi, andrà sulla terraferma e faremo tanti danni. Grande, ci ha curato. E siamo lì di lato. Rinfoderiamo, ragazzi, perché dobbiamo avere sempre l'ascia pronta. Carichiamo manualmente, anche perché l'aghi, finché fate gli attacchi, possiamo evitarli. All'inizio morirete sempre perché fate attacchi molto potenti. Dovete imparare bene come schivarli, andare sopra, sotto l'acqua. Sì, sopra e sopra e sotto l'acqua, perché noi siamo come Gesù, camminiamo. Andiamo. Dovete riuscire a rompergli la schiena, le zampe, la testa e la coda per avere tutti i pezzi. È lungo, più di 10 volte. E ciò se n'è andato. Siamo a posto. A questo punto, ragazzi, vi conviene sempre aumentare qualsiasi armatura state usando. Io qua del bato che trovo bene, e anche l'arma in uso. Vediamo. Non vedo niente, ragazzi. Un po' di ascia. Ok, tornato ciaccia, molto veloce. Dai, chi mi sopra. Ah, mi sa che si rompe anche il petto, ragazzi. Però se siamo qua incastrati, mi sa che moriamo, perché ci colpisce sempre. Infatti. Passiamo il volume dalle cuffie. Andiamo lontano, lontano, lontano. Più lontano, più lontano. Non è ancora in rabbia, no? Devo andare via da là. Bravo. Sarà una caccia molto lunga, molto intensa, molto concentrata e silenziosa, se no muoro. Sarà una caccia molto. Vai così. Sono l'attacco con la coda e vai. Opportunità lì più vicino, bravissimo. Allo stato attuale facciamo ancora poco danno. Mamma mia, i danni, no? Che palle. Perché ha ancora il primo potenziamento, eh? E dopo faremo tanti danni con un'arma elemento fuoco, ragazzi. Cade giù in 10-15 minuti, eh? 10-15 minuti. Adesso saremo almeno meno mezz'oretta. Gas è paralizzato, grande. Meglio che rompiamo la schiena. Attacco elementale. Andiamo a fare la cote. Attenzione. Andiamo sulla terraferma, così ha una probabilità che ci insegua. Però dopo aver imparato gli attacchi dell'Agiacrus quando è sulla terraferma e sott'acqua, non dico che è facile, però è molto si prevedono, si prevedono. Ci curiamo tutto, full vita. Si è scappato nell'11. L'ossigeno, ragazzi, non serve tenerlo, tanto si entra e si esce, che è una meraviglia. Ciao 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 ciao.
Andiamo con calma, non abbiamo fretta. Tanto le prime cacce sono sempre quelle più lunghe. Abbiamo anche tutte le mega pozioni. Andiamo di qua, tanto lo girerà. Mi sa che romperà i pilastri. Rompi tu, prima rompi i pilastri, adesso è meglio, è più ampia l'area, l'arena. Questo attacco di coda fa male, e vi dà anche lo stat acqua. Abbiamo stordito un po' con questo attacco. Ci prendiamo l'attacco elettrico. Attenzione anche gli squaletti. E un po' di ascia. Si sta arrabbiando, ragazzi. Si sta arrabbiando e sto attaccando troppo io. Perché adesso ha gli attacchi più potenti quando la schiena si illumina e si è elettrificato, si è caricato di elettricità. È in rabbia, ragazzi, in parole povere, è in rabbia. Ok, ragazzi, va di spada. Spada. Aia, mi ha preso. Ragazzi, non prendiamo così tanto danno, per fortuna, grazie al barro, all'armatura che resiste al tuono, altrimenti già morti due volte. Attenzione alle stelline, muovete gli analogici, spremete tutti i bottoni per divincolarvi velocemente. No, mi ha preso per fortuna. Non gli ho rotto nessun pezzo ancora, nella testa, nel petto, nella schiena, neanche le zampe. Mi ha preso, quindi farà due attacchi adesso. Schiviamo con il dash. Mega pozione, andiamo qua dietro, ragazzi, perché deve rompere un po' di roba. Mi ha preso lo stesso. Ragazzi, non sei sempre più dignità vita. Scappiamo un po'. Rompi tutto. È un muratore, deve ristrutturare qua l'aria. Adesso si è arrabbiato molto di più. Rompiti qualche pezzo. Niente, ragazzi. Siamo ancora molto deboli con le armi. Attenzione, vai. Attenzione alla coda, andiamo di. Se riusciamo a fermarlo, niente. Ci ho creduto, no, non è valsa la pena. Che bella. Dobbiamo sempre sapere dove stiamo andando, qua sott'acqua. Ne approfittiamo quando fa l'uscio attacco per curarci. Attenzione alla coda. Vediamo sempre di spada. Vediamo se riusciamo ad entrarlo. No. Troppo vicini. Ah, devo soffiarmi il naso, ragazzi, però. Soffiamo dopo il naso. Devo attaccarlo a botta sicura, colpo sicuro. Altrimenti sono danni gratis. Ecco, come adesso. So che mi sa che ha ristrutturato tutto. Ha rotto tutto e pian piano stiamo finendo tutto, come il barro quando fa queste cariche di elettricità. Bisogna aspe o aspettate o andate via nell'altra area, e all'inizio bisogna sempre aspettare. Quando abbiamo l'arma più potente, ahia, non l'ho visto, possiamo interromperli, posso dire gli attacchi. Niente, mi ha fatto pure la coda. Niente, mi sa che ci ha beccati, proprio ci ha preso un brutto arco le stelline. E adesso con lo status acqua,
Volento lenti ne abbiamo. Stiamo finendo l'ossigeno. Andiamo un po' sopra. È finito l'ossigeno, però anche quando finisce non c'è un malus. Cioè, è proprio facile. Allora, un'altra. Andiamo di nuovo. Vediamo un po'. Dove sarà andato? Chissà dove sarà scappato. Andiamo sull'acqua? No, sta là. È ancora lì. Però mi sa che andando in superficie. Vai in superficie. Grida un'altra volta. No. Non sta gridando. Attenzione a questo attacco. Solo due colpi. Ah, un colpo. Poi due colpi quando è arrabbiato. Attenzione. Anche qua deve ristrutturare un po' l'aria. Ragazzi, dobbiamo aspettare, dobbiamo attirarlo, Deve essere lui a venire da noi. Vieni qua. Adesso che ha ucciso Ciaccia, si concentrerà solo su di noi. Un giro girotondo. Wow. Colpiamolo un po', vediamo un po' se può colpire. Stai un po' fermo. Ci prende con la punta del muso. Quanto ne fai? Uno? Col testa. Schivata tattica. Ok ragazzi, la schiena, no, il petto dove ho rotto. Rotto il petto. Non moriamo. Andiamo via, niente, ci becca lo stesso. Andiamo via ancora, non ci facciamo in tempo, siamo molto lenti, molto lenti, siamo morti. Un altro colpo ci vede, siamo morti. Andiamo via, andiamo sopra. Sto vedendo dove sto andando, di qua devo andare. Ok ragazzi, siamo vista molto brutta e sono finite tutte le pozioni. Questo è un male. Se andiamo nel campo base, avendo completato una sottomissione, dovrebbe averci dato tre pronto soccorso. Vai sopra, non vuole andare sopra. Si pone le visioni più avanzate. Faremo anche le pozioni sul momento, le pozioni e le mega pozioni al momento, portandoci il miele. Vai Lagiacrus. Niente, non vuole andare sulla terraferma. Ti imbazzo una bella trappola e mi rompiamo un'altra parte del corpo. No, Ha detto di no. E dai. Facciamo, ci stiamo girando attorno senza fare danno. Sta schivando tutto. È tornato anche Ciaccia. L'abbiamo paralizzato una volta, vediamo anche la seconda volta. Niente, cote e urla e dobbiamo scappare urgentemente. Andiamo sopra. Andiamo sempre in un'altra area. Vai. No, non è di qua. Di qua. Adesso non so dove stiamo andando. Andiamo fuori. Dall'altra parte proprio. Vai, grande. Ecco qua. Vediamo se viene sopra. Niente, finisce la canzoncina, quindi non verrà sopra. Vadi. Ed è riscappata un'altra volta. Vediamo un po', ragazzi, questo Lagiacrus che è
tosto, 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 ma cadrà anche lui sotto i nostri colpi di arma, di spada cangiante, tipo un'ascia. Questa. Eccolo là, e sta in rabbia di nuovo, tutto luminoso. Vieni qua, fai il tuo urlo. Attenzione, questo attacco, uno e due in faccia. Ecco, quando in rabbia ne fa due. Non ci curiamo al momento, aspettiamo Cha-Cha se vuole curare lui. Sta ballando, quindi molto probabile che ci cura. Se non viene interrotto. Niente, l'ha fatto, attacco puro. Posso attaccare? Attacchiamo ragazzi, senza pietà, senza pietà. Vadi, vadi, vadi. Non vadi, ma non vai di più, non vai di più. Indietro, indietro. Però è l'attacco piccolo, cioè ad aria piccolo. Quindi si sta scaricando le pile all'Aghiatus. Senza pile, senza pile. Però una bella curata non ce la toglie nessuno. Niente, ci curiamo dopo. Adesso fa un brutto attacco. Adesso ci curiamo. È tornato Cha-Cha. Sto mozzico, sto morso, sempre mi prendo. Siamo ancora troppo lenti. Dobbiamo avere l'abilità nuotatore, ci aumenta la velocità in acqua, che dà l'armatura dell'Aghiacus, perché lui è un mostro marino, un drago marino. Ah, ho rinfoderato male, 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 male. Siamo partiti bene per giocare male. Qua ci incastriamo perché c'è un muro invisibile. Quindi andiamo via. Vai, che non vedo niente. Vai. È stancati una volta, buona. Non si stanca. Evitiamo la palla. La sfera, la palla. L'altra sfera del drago. Adesso possiamo attaccare. Paralizzati un'altra volta. Pronto. Ah, vai, paralizzati. Sta andando via. E adesso mi sa che sta scappando per andare sulla terraferma. Perché appena dopo le nostre combo scappa via, deve andare sulla terraferma. Quindi è a metà vita ancora. Se è a metà vita, devo ancora aspettare tanto. Sono i gatti sotto di me che fanno casino. Non so se sentite. Dai che vai sulla terraferma. Non vuole andare ancora sulla terraferma. Non lo attacchiamo ragazzi, perché se l'attacchiamo ci viene addosso. Non lo lasciamo andare via. Lasciamo fare il corso alla natura. Adesso ci prepariamo una bella trappola coperta. Non lo catturiamo, però faremo tanti danni. Guardate, dovrei avere l'abilità che mette veloce le trappole. Facciamo fare l'attacco. Sta ancora in mezzo nell'acqua. Se lo mette proprio vicino. Oh, che bello monta veloce. Perfetto, grande così, vai dentro. Se lo paralizziamo è ottimo ragazzi. Quando è stanco e non facciamo cadere la trappola, rimane più tempo. Ragazzi, guardate quanto tempo sta. Dobbiamo fare una coda al volo, non se riusciamo a farla, e un'altra trappola. Non mi scappare. Andiamo
po'. Andando nell'acqua. Mettiamo qua, mettiamo qua. No, sto morendo, ma ha fregato. Grande, un colpo! Abbiamo staccato la trappola, ma va bene così, ragazzi. Wow, soddisfazione. Soddisfazione. Abbiamo rotto anche la testa, mi sa, le corna. Ma le zampe non sono intere. La coda niente, però. Non ci servono tanti pezzi di coda. 3, 4, tanto basteranno. Basta, avanzano. Ah no, sì, ragazzi. Petto, vedi, sono alle cicatrici anche sulle zampe. Vediamo se abbiamo rotto anche qua. No, qua è tutto intero. No, la schiena è tutta intera. Vediamo le corna. Se un corno sta, un corno è rotto. E mi sa di sì, anche le corna. Wow, ragazzi. È andata meglio di quanto mi aspettavo. Grande così, ragazzi. Vediamo quanto dura questa missione. Tempo rimanente 23. 20 minuti. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Di notte, la luna, il lago e così il mare. Molto romantico. Che mi dai? L'artiglio, la pelle, l'artiglio. Le sfere armature, perché da anche qua, però l'ho fatto nella tundra. Un corno grande. Artiglio e scaglia. È già un corno, ragazzi, ce l'abbiamo. Ragazzi, sono emozionato. È raffreddato. Vediamo, adesso ci parlerà tutto il villaggio. E continua ancora i terremoti. Come mai? Vediamo un po'. Ecco il capo del villaggio. E vai, tutti quanti, madonna mia. Guarda, tutta a terra. Ragazzi, il casino. Andiamo, parliamo con... come il cuoco, ti dice. Oh là là, a quanto pare il villaggio di Moga è all'ultima delle sue 7 vite. Siamo spacciati. Ma no, in tempi duri come questi, i maestri della cucina hanno un dovere. Preparare cibo per sollevare il merale. Devo agire recuperare i miei ingredienti migliori. Tu le sui e sfrutterai meglio la mia cucina. Che francese che so, mamma mia. Preparatevi a cenare, cacciatore. I miei piatti ti porteranno ancora più vicino alla perfezione. Niente mangiare. Che diavolo, ancora terremoti. Ma com'è possibile? Cioè, non hai distrutto i laghi. Questo è... ah! Va bene, devo calmarmi. Inspirare, espirare. Va bene, ora sto bene, non mi preoccupo. Grazie a te il battito del cuore mi è tornato entro valori umanamente normali. Parliamo di cose serie. Poiché hai di nuovo mandato la Gilda in delirio, ti hanno concesso una nuova zona di caccia. Questa dovrebbe proprio infiammarti lo spirito. Si tratta del vulcano. Finalmente, ragazzi, altre sfere armature, altri oggetti rari per potenziarci le armi. I minerali che servono, la dragonite. Purtroppo delle brutte notizie che non c'entrano con la missione. Ascolta attentamente, va bene? L'altro giorno la Gilda ha messo un ordine di evacuazione per l'intero villaggio. E l'ordine riguarda anche noi due, ci credi? Per ora c'è qualche margine di manovra, ma se vi dico che dell'ultimo terremoto, di sicuro non assegneranno più altre missioni. Non voglio che nessuno si faccia male, ma evacuare il villaggio non significa condannarlo per sempre? Non dovremmo almeno scoprire la causa dei terremoti? Mi sento combattuta. O forse ho solo fame. Dunque, vediamo le missioni. Abbiamo gli Uroktor, le pietre polveri, il catture, l'Agiacrus e la tundra. Ragazzi, la tundra faccio. Adesso c'è anche il tour tundra. In questo mostro sono dimenticati di mettere il tour vulcano e si farà sempre gli Uroktor, che sarebbe quasi uguale. Andiamo, capo. Calmatevi tutti quanti, datevi una controllata. Dimmi la verità, giovane. Quando hai affrontato l'Agiacrus, è fuggito? Hai davvero portato a termine il lavoro? Ragazzi, l'abbiamo ucciso. Dici di averlo eliminato? Va bene, ti chiedo. Ma allora dove accidenti vengono questi terremoti? Ormai è chiaro che non è colpa dell'Agricus e sarà adesso un altro mosso ancora più mastodontico. Quest'ultima scossa è stata forte, a dir poco. Un'altra scossa così finiremo a dormire con i pesci. Io di certo non sarò qui ad aspettare di affogare. Non è mai troppo tardi finché non è troppo tardi. E non lo è. Manderò subito i ragazzi della flotta da caccia a indagare su questa faccenda.
Tu resta qui, giovane. Al momento giusto ci serviranno le tue abilità da cacciatore. Non ora, ma dopo forse sì. E anche ci dice l'armaiola, l'armiera. Ehi, che piacere vederti. Indovina che prima mi è arrivato. Tonnellate di armi da combattimento ravvicinato. Slush, slash, sbam. Che carneficina farai. Non c'è paragone con quelle vecchie. In più sono pronti all'uso. Quindi, ragazzi, se dobbiamo craftare più armi, prendiamo da lì e le potenziamo dal fabbro. Non richiedono personalizzazioni per rendere potenti o anche investito in solide armature. Spero che il tuo portafoglio sia pieno. Perché ora di svuotarlo. Vediamo che armi. Ah, guardate, la mascellama, già la spada, la unghia, martello, altri martelli, martello da guerra, martello, ludro, tanta roba. E non, però, non mi dà né le katane né la spadascia. Mannaggia a te. Questo tu che mi dai, il fabbro niente. Junior, un altro terremoto, proprio ora che grazie a te ci hai liberati dall'Agiacus, sai, comincio a pensare che non fosse l'Agiacus a causare i terremoti, ma va? Cosa sia davvero responsabile, non saprei proprio dirlo. Però una cosa è certa, se non facciamo qualcosa presto, il nostro villaggio finirà per inabissarsi. Quell'ultimo terremoto è stato anche peggio di quello precedente. È stato come se qualcosa di grosso, molto più grosso dell'Agiacrust, afferrasse il villaggio e lo scuotesse. Ma tutte scemenze, lascia stare. Non importa chi sia responsabile dei terremoti, proteggeremo Moga. Appena avrò informazioni più solide, te le farò avere subito. Cosa vuoi? Niente, ragazzi. Io devo fare ancora le maschere. Ho perso il tempo a picconare le sfere armature e potenziare l'armatura. Quindi le maschere aspettano, diciamo. E ti piace fare soldi? Piace a tutti. Ora gli insetti che alleviamo alla fattoria sono diventati più preziosi. Alcuni nostalgici di città comprano insetti a buon prezzo. Quei babbei di città hanno delle idee strane, il miele. Comunque, le richieste di insetti sono impazzite. Dobbiamo ampliare la cassa insetti noi appena possiamo. Ho fatto un elenco di quello che serve. Ampliamo l'altra fattoria. Quindi c'è questo, nutrienti, x, da lui, vediamo, ce l'hai? Affare normale. Ah, se poi vediamo che cosa abbiamo. Niente. Niente. Vabbè, ce l'ha lui. Nutrient set. Ux. Non ce l'hai. Eccolo qua. Vediamo se ce la facciamo. Non lo so, sì. Vabbè, facciamo dopo perché tanto non c'è fretta, non scappo in sé. Sì, questo video abbastanza lungo può finire qui. Sì, vi auguro buone feste. Io nel frattempo giocherò a Monster Hunter, farò altre armature, la razza la potenzierò fino agli ultimi pezzi. E poi gli altri video penso che usciranno dopo le feste, dopo Natale, Capodanno. Vediamo un po', ragazzi. Io continuo a fare oggetti, fare risorse, fare tutto e fare soldi per le altre armature, potenziare le armi. Ci vediamo presto, ragazzi. Ciao e buone feste!